Ciao ragazzi, allora, come va? State bene? Allora, siamo tornati qua. 13 luglio, dato che la prima settimana di ritiro la continassa sta terminando, vorrei cercare un attimino di parlare di alcuni argomenti che sono particolarmente caldi e secondo me sono particolarmente caldi proprio perché è iniziato il ritiro e diverse persone hanno iniziato ad incontrarsi tra di loro e quindi si sono parlate e quindi sono venute fuori alcune cose che avevamo magari già letto dal punto di vista di indiscrezione e ora c'è stata una vera e propria conferma. Intanto abbiamo un'ufficialità che non riguarda la Juve, però sì, e cioè quella di Milinkovic-Savic in Arabia. Ieri è stato ufficializzato il trasferimento del centrocampista, che quindi esce dai radar definitivamente per questa sessione di calciomercato. Quante volte durante le ultime sessioni ci siamo ritrovati a commentare, ma Milinkovic-Savic, ma anche una settimana fa, anche 4-5 giorni fa, 3 giorni fa, fino a lunedì. Quando poi lunedì è uscita questa voce, questa chiacchiera che è stata poi confermata, abbiamo capito che la Juventus non avrebbe tesserato Milinkovic-Savic in questa sessione e vedremo che cosa succederà nelle prossime, perché secondo me non è finita qua tra l'accostamento Juventus e Milinkovic-Savic. Ieri abbiamo parlato di alcune situazioni delicate, quella di Vlahovic e quella di Bonucci, e credo che siano necessari alcuni approfondimenti, visto che qualcosa comunque si è mosso anche nelle ultime ore e c'è secondo me un vero e proprio giallo da risolvere. Prima di iniziare però voglio parlarvi dello sponsor di oggi. Sono veramente contento di potervi parlare di questo nuovo progetto e non so se avete mai sentito parlare di match betting, e praticamente si tratta di monetizzare i bonus dei siti di scommesse in maniera matematica, però senza giocare d'azzardo. Quindi non vi ritroverete ad avere in casa la piscina, non vi ritroverete a vivere nella villa, non vi ritroverete a guidare una Ferrari, però ovviamente si possono portare a casa ottimi risultati, ovviamente anche in base all'impegno che viene dedicato al progetto. Se non avete mai sentito parlare di questa pratica e volete qualche informazione in più, proprio perché magari siete interessati ad avere qualche soldino in più in tasca a fine mese, vi lascio il video corso gratuito in descrizione con altri tre regali, perché Match Betting Academy vi regala questa possibilità. È tutto gratis, non costa nulla e appunto, se volete avere qualche soldino in più in tasca, che non fa mai male, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Fateci un salto assolutamente. Allora, su Vlahovic, conferme da parte del PSG di questo interessamento. Io sono anche un po' stupito, ve lo dicevo ieri, ve lo confermo oggi. Vi faccio anche una domanda perché a me piace interagire e leggere sempre i vostri commenti. Ma secondo voi Vlahovic è il tipo di attaccante giusto per il PSG che vuole costruire Luis Enrique? Beh, non sembra per niente il prototipo di attaccante, intanto che potrebbe andare ad acquistare il PSG in questo momento qui, perché Vlahovic, non è più la superstella che era un anno e mezzo fa, perché questo anno e mezzo la Juventus l'ha sicuramente ridimensionato al momento, che non significa che Vlahovic sia scarso, e sapete benissimo come la penso su Vlahovic, però nella mia testa il PSG è quella squadra che va a prendere i giocatori migliori in assoluto nel momento di forma migliore in assoluto, quindi mi sembra strano. Se poi aggiungo che l'allenatore solitamente gli attaccanti come Vlahovic non li vede proprio di buonissimo occhio o comunque non sono le priorità, a me fa un attimino strano, però si insiste a chiacchierare questa opportunità. Dicevamo ieri che Vlahovic non è l'unico nome, ovviamente nella lista del PSG ce ne sono altri 3 o 4, vediamo se poi l'affondo sarà definitivo. Più che altro io vorrei concentrarmi su Bonucci, perché ieri abbiamo affrontato l'argomento e oggi c'è stata una sorta di evoluzione. Perché? Perché ieri Romeo Agresti su Goal.com se ne viene fuori dicendo che Juventus e Bonucci hanno parlato e la Juventus gli avrebbe fatto capire che non c'è più spazio tra i titolari per Bonucci. E io ieri vi dicevo, ma grazie al C, grazie al cappero, guardate cosa è stato Pantelleria, grazie al cappero, cioè, ce ne eravamo accorti, non c'era bisogno di comunicarlo. Addirittura Sky avrebbe dato la notizia che la Juventus avrebbe comunicato a Bonucci che non rientra più nemmeno nei piani della Juventus, che è decisamente meno morbido rispetto a quello di cui avevamo parlato in precedenza proprio per la fonte di Romeo. Questa mattina mi sono guardato anche il video di Giovanni Albanese. Giovanni dice due cose molto importanti che ci fanno capire che in questo momento ci siano delle informazioni differenti a seconda di chi le va a comunicare. Ora, io conosco sia Romeo che Giovanni, sono due ottimi giornalisti, li ho visti lavorare anche fianco a fianco e so che lavorano fianco a fianco quotidianamente, e se arrivano ad avere uno scontro dal punto di vista delle informazioni, significa che qualcosa si nasconde da qualche parte e che qualche fonte non è stata propriamente onesta e va a comunicare forse anche quello che più interessa. Tant'è
traduco. Nelle scorse settimane vi dicevo, ma com'è possibile che Bonucci metta la storia della J col punto e tutti i giornalisti vadano a parlare di Juventus punto, questo e basta, quando la mia prima impressione era stata Juventus punto, cioè fine. Significa che qualcuno dell'entourage di Bonucci può aver parlato con i giornalisti informandoli, o Bonucci stesso informandoli, che quella storia poteva avere quel significato. E ora, secondo me, abbiamo ulteriormente questa conferma che dalle parti di Bonucci, agente, giocatore stesso, entro quello che volete, si sta iniziando un pochettino a far filtrare alcune versioni, magari proprio per combattere quelle che sono uscite ieri. Quindi questa volontà da parte della Juve di aver comunicato a Bonucci che non rientra più nei piani o comunque dal punto di vista tecnico come titolare. Cosa dice Giovanni? Giovanni intanto va in estrema contrapposizione a Romeo dicendo alla Juventus nessuno ha comunicato niente a Bonucci. Cioè, da una parte abbiamo Romeo e Sky che dicono Bonucci non è titolare, Bonucci non rientra più nei piani. Dall'altra abbiamo Giovanni che dice nessuno della Juventus ha ancora comunicato niente a Bonucci. Viene da sé proprio per logica che nel triangolo ci sono delle cose che non tornano e qualcuno sta ovviamente dicendo, tra virgolette, una bugia, ma ripeto, non perché ci sia la volontà di mentire, ma perché probabilmente se ieri è uscita un'informazione, oggi bisogna cercare di combattere questa informazione. E come si combatte questa informazione? Parlando con i giornalisti e cercando di dare voci alle proprie sensazioni. Non è la prima, non è l'ultima volta, non scandalizzatevi, sono cose che succedono quotidianamente. E proprio per questo vi dico, secondo me questa è la ricostruzione più accurata. E cioè, ieri effettivamente la Juventus ha detto a Bonucci X, Bonucci ha parlato con qualche giornalista per far dire Y. E questo Y è appunto, no, non è vero, non ci siamo mai parlati, e anzi, perché Giovanni aggiunge un dettaglio mica da ridere. Il contratto firmato da Bonucci al suo ritorno alla Juventus prevedeva uno stipendio di 6,5 milioni di euro, ma dall'anno prossimo, l'ultimo anno di contratto, lo stipendio sarà invece di 3 milioni e mezzo di euro. Perché? Perché Bonucci avrebbe firmato un contratto a calare, a diminuire, a scendere. Si incastra ancora in maniera più bella, secondo me migliore, nel discorso che vi facevo prima. Magari Bonucci ha voluto far parlare tramite la sua bocca, ma senza mettersi in primo piano, e ha dato anche in questa informazione. Io, tra l'altro, a questa cosa voglio agganciarmi, perché era una cosa che mi ha sbloccato il ricordo. Effettivamente io questa cosa me la ricordavo. Ricordavo di aver letto che quando Bonucci è tornato aveva deciso di abbassarsi l'ingaggio rispetto a quello che era, e addirittura sarebbe andato a diminuire col passare delle stagioni, ma non l'ultima stagione, col passare delle stagioni. Poi il fatto che, googlando, poi c'è sempre un po' di caos dal punto di vista di reperire informazioni certe, affidabili dal punto di vista appunto degli stipendi dei calciatori, e tutte le tabelle riportavano 6,5, ho semplicemente pensato, ma magari mi ricordo male. Invece questa cosa torna fuori, ma ripeto, non me la ricordavo per l'ultima stagione in assoluto, ma pian pianino, mezzo milione, mezzo milione, mezzo milione, mezzo milione, fino ad arrivare, bene o male, doveva essere una cifra del genere. Quindi questa cosa secondo me può essere vera, però poi bisogna farsi delle domande e darsi le risposte, perché le tempistiche, secondo me, sono abbastanza sospette. Fino a ieri non si muoveva niente su Bonucci, poi si è mosso qualcosa e oggi si muove qualcosa nel verso opposto. Io sono d'accordo sull'avere rispetto per la figura di Bonucci, perché ha giocato tanti anni nella Juve, ha speso tanto per la Juve, ha sudato tanto per questo stemma, questi colori. Poi io personalmente, che è una cosa differente rispetto all'oggettività, che Bonucci è stato un giocatore importante per la Juve, io personalmente, quando Bonucci decide di lasciare la Juve per andare al Milan, ed è una scelta sacrosanta, tutto quello che c'è stato poi in mezzo in quell'anno, compreso il gol con esultanza, che anche lì è sacrosanto ed è suo diritto farlo, quando poi torna alla Juve io dico d'accordo, il giocatore dal punto di vista tecnico-tattico, ma dal punto di vista affettivo io Bonucci lo tengo un po' più distante. Io Bonucci era uno di quei giocatori che portavo così una volta. Quella cosa lì me l'ha fatta un po' scendere, non sono mai stato uno di quelli che dice no, togliti la maglia alla Juventus, non sei degno. Però devo dirvi la verità, anche quando poi indossava la fascia della Juventus, magari davanti a Buffon anche, perché quando è tornato Buffon ha avuto l'umiltà di dire non prendo né l'uno che lascia Szczesny, né la fascia che lascia Chiellini. Però quando poi magari non gioca Chiellini, vedere Buffon, tutto quello che ha fatto Buffon per la Juve, che non è capitano della Juve ma lo è Bonucci,
un po' mi dava fastidio, non l'ho mai nascosto, e quando l'anno scorso, due anni fa, la fascia era stata data a Dybala da vice capitano, io ero completamente d'accordo, perché Bonucci aveva fatto una scelta, Dybala era rimasto ed era giusto così. Poi va via Chiellini, va via Buffon, va via Dybala, Bonucci capitano era scontato, sacrosanto, però ora che è venuto fuori Danilo, ed è un giocatore che secondo me incarna perfettamente i colori e i valori bianconeri, per me, per quello che è la mia percezione oggi, Danilo è molto più capitano di Bonucci. Poi, ripeto, è la mia lettura, non sono nello spogliatoio, questo è soltanto quello che percepisco, e forse anche il mio umore dovuto per forza di cose a scelte che sono state fatte dai calciatori nel corso degli anni. Ripeto, Bonucci che è liberissimo di andare, però quando poi torna allora si adegua, Danilo che mi rinnova nel momento in cui non si sapeva né se si giocava la Champions, l'Europa League, la Conference, e addirittura le male lingue discutevano di un addio alla Serie A. Danilo rinnova, quindi sono cose secondo me che poi hanno un certo peso, guardando anche la stagione monumentale che ha fatto Danilo, e metto insieme tutte queste cose, per me Danilo oggi è più capitano di Bonucci, ma questa ovviamente è soltanto la mia opinione. Però una riflessione: se davvero questo ingaggio è sceso a 3.5 milioni di euro all'anno e non più 6, 6.5, 7, quelli che erano, perché lo vogliono cacciare? Cioè, o non è vero che questo ingaggio è calato, e ripeto, io ci credo perché avevo questo ricordo, anche se il tempismo con cui esce questa notizia secondo me è sospetto, però se davvero questi sono i soldi, perché lo cacciano? Cioè, abbiamo da una parte Alessandro che ha appena fatto scattare un rinnovo automatico da 6.5 milioni di euro a stagione, quando potevi benissimo non utilizzarlo l'anno scorso e non far scattare questo rinnovo, che è un rinnovo folle per un giocatore come Alessandro oggi nel 2023, per quello che ti può dare, folle. Abbiamo Rugani, che da quarto, quinto centrale è un lusso, ma abbiamo sempre detto 3 milioni e mezzo di euro sono troppi. E come sono troppi per Rugani, sono troppi per Bonucci. Apro e chiudo una parentesi. Secondo me, oggi, come oggi, Rugani è un giocatore più integro fisicamente e più adatto ad essere una riserva rispetto a Leonardo Bonucci. Perché? Perché Bonucci fatica a trovare di condizione. Rugani è un 94, Bonucci è ultra trentenne, che non significa che gli ultra trentenni non possano più giocare a pallone, però se devo scegliere di tenere uno dei due giocatori come riserve, delle due tengo Rugani, anche se Bonucci guadagna 3.5, questa è la mia umile opinione, soprattutto perché torna De Winter, che potrebbe benissimo essere quel giocatore che Gatti ha fatto una buona crescita, hai Bremer e Danilo, potresti aggregare Huijsen, e io personalmente ritengo una priorità in caso di 3-5-2 andare a comprare un difensore centrale che possa giocare a sinistra. Invece, se dovessimo giocare con la difesa 4, non è il centrale la priorità, bensì un terzino. Poi, se riusciamo a trovare un giocatore abile a fare sia il terzino sinistro, sia il centrale nella difesa 3 sinistro, siamo perfetti. E non è Alessandro, perché sappiamo ormai che Alessandro non ha più quello sprint di una volta e tutto quello che serve un calciatore di primo pelo. Poi magari Alessandro rinasce, che ne so, l'anno prossimo ci ritroviamo pure a discutere il rinnovo automatico, non automatico, non mi stupirei più di niente ormai. Quindi, perché nel caso, secondo me, la figura di Bonucci potrebbe essere diventata scomoda dentro la Juventus, non so se per Allegri, non so se per la proprietà, non so se per la dirigenza che si è venuta a formare, quindi Giuntoli. Però se tutte queste voci su Bonucci stanno iniziando a crescere, non di giorno in giorno ma di ora in ora, perché di giorno in giorno ci siamo già passati, adesso che inizia il ritiro, anche se Bonucci non è ancora arrivato, ma la Juventus ha già iniziato a programmare, a lavorare, a tirare delle linee, magari Allegri e Giuntoli hanno parlato, si sono trovati dal punto di vista di Bonucci, no? Lunedì che rientra Bonucci, che dovrebbe essere il 17, inizieremo a avere, secondo me, un quadro un po' più chiaro. Dovessimo arrivare ancora al 17 con Bonucci in rosa, perché se davvero si sta muovendo così velocemente questa situazione, non sarei sorpreso di vedere addirittura Bonucci ceduto entro lunedì, anche se poi nel weekend le cose sono sempre un po' più calme, e quindi molto più verosimilmente Bonucci lunedì sarà alla Continassa, inizierà la preparazione, e se questa cosa verrà confermata forse si cuocerà un po' più a fuoco lento. Però ripeto, è sospetto il timing e questa accelerata improvvisa che hanno avuto le voci su Bonucci, che è diventato secondo me un vero e proprio caso all'interno della Juventus. E quindi queste sono alcune riflessioni, fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti, perché ci sono proprio due fuochi, e quando due giornalisti che tra l'altro si conoscono, hanno un buonissimo rapporto, hanno
delle voci così distanti, e sono giornalisti che comunque appunto collaborano, magari si confrontano, qualcosa sta succedendo e qualcosa non torna. Io vi ricordo come al solito il link del corso gratuito di Match Betting qui sotto in descrizione, con cui potrete guadagnare in modo matematico grazie ai bonus dei siti e senza giocare d'azzardo. Un'opportunità che non va buttata via assolutamente. Ciao ragazzi, ci vediamo nel pomeriggio, dovessero uscire altre cose.